Adesso collegamento con la redazione di viaggidelbenessere.com per una nuova puntata di Pillole di Benessere con Monica Celegato. Pillole di Benessere. Pillole di Benessere. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Pillole di Benessere. Oggi con molto piacere ospitiamo il dottor Carlo Alberto Pallaoro. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Monica. Allora, ringraziamo naturalmente anche la Pallaoro Medical Laser, che ricordiamo è a Padova, in via Santa Lucia 43, nel Palazzo Ezzelino, questo meraviglioso palazzo. Senta, dottore, noi adesso stiamo approfittando, perché lei è così gentile e disponibile, quindi noi adesso abbiamo preso questo vizio di disturbarla tutte le settimane. Parliamo, interscambiamo delle novità. Ecco, sì, no, perché indubbiamente, insomma, la chirurgia estetica è una cosa che interessa molti, insomma, è una cosa, però come dicevamo, come accennavamo anche negli altri appuntamenti, non è solo e semplicemente un vezzo. Tante volte ci sono degli interventi, come abbiamo già avuto modo di dire, però sempre meglio ripeterlo, degli interventi che ti semplificano la vita, ti risolvono degli altri problemi legati a delle cose. Come alle presentazioni normali, sì, sì. Poi c'è una cosa che adesso mi è venuta in mente. Sì. Una persona che ha fatto radioterapia in testa, sì, radioterapia per un tumore ovviamente, certo, è che le rimane il cuoio capelluto in una zona del 10x5 completamente calva. Mamma. Cosa facciamo? Esatto. Mettiamo un trapianto, mettiamo dei trapianti monovulbare. Perfetti, attecchiranno un 70% anche in questo tessuto praticamente distrutto. Certo. Per cui non è sempre semplicemente per cercare di essere più belli. Esatto. È una questione di essere anche più normali, se si può permettere di dire così. Sì, sì, beh, certo, vabbè, insomma, è usato, credo, in modo assolutamente benevolo. Ma quindi, ecco, ha già introdotto un argomento che mi ha incuriosito. Quindi, voglio dire, anche in questo caso, se ci dovesse essere una piccola zona, si può intervenire solo su quella, dottor Pallaoro? Sì, certamente. Quando uno diventa calvo, perché è un modello genetico, certo, figlio del barboncino, barboncino è, per cui come se possono ereditare gli occhi belli, celeste o neri o qualcosa, si può ereditare anche un tipo di perdita di capelli, per cui che possono essere compensati da un trapianto monovulvare, con dei risultati stupendi. Ecco, è un intervento complicato, cioè nel senso. Anche dopo, voglio dire, come post-operatorio. Il post-operatorio più che complicato è lungo, perché questo è come una piantagione, praticamente su una zona priva di capelli facciamo una serie di piccoli buchi dove infiliamo dei bulbi. Sì. Questi bulbi dovranno attecchire, che attecchiscono in 7-8 giorni, cominciano a spuntare dopo 2 mesi, dopo 6 mesi hanno 3 centimetri e dopo 12 mesi hanno 9 centimetri. I capelli che ho, grazie a Dio, me l'ha trapiantata la mia prima assistente. Ah. Morirò con i miei capelli, perché i capelli trapiantati non cadono più. Ah. Non si sa perché, ma nel posto degli altri sono caduti, i capelli trapiantati invece non cadono. Questa è una constatazione da più di 60 anni più o meno. Vabbè, è molto bella questa cosa qua. Sì, assolutamente sì. Ma poi è molto bello anche il fatto, è proprio come una piantina, cioè è un seme, che tu metti un seme e devi aspettare che cresca. Dopodiché mi petro. E c'è molto da trapiantare nelle donne anche, sai. Uno dice no, gli uomini sono calvi, anche le donne sono calve. Ah. E qualche volta ne soffrono di più, perché mentre gli uomini tutto sommato è giustificabile, nelle donne senza capelli davanti fanno un po' impressione, secondo me. Per cui diciamo l'aspetto induttivo all'intervento nelle donne è molto più pesante. Ah, è come russare, parlavamo del russare, no? Le donne che russano, ti immagini una donna che è bella, carina, stupenda, che si mette a russare incredibilmente, viene, no? Sì, credo che passi ogni tipo di fantasia, come si dice. No, il problema è che magari dopo la fantasia si mette a russare, capito? Sì, non sarebbe carino. In effetti io volevo parlare di quello, ma lei ovviamente ogni volta che dice qualcosa è una cosa interessante, quindi adesso mi ero persa in questa cosa del trapianto. Però io volevo parlare anche di questo, che è un altro di quegli interventi che uno fa giustamente o per evitare le figuracce, in questo caso. Ma questa è la parte sì, folcloristica, va del bene, gioco, certo. In realtà chi russa pesante
costantemente ha delle grossissime apnee. Certo. E l'apnea è una cosa gravissima. Ci sono degli apparecchi che si possono comprare, che si chiama CCAP, che producono una pressione positiva d'aria, sì. Però con questo apparecchio sicuramente uno può avere un sollievo se abita da solo, perché uno non può dormire con una signora e con questo apparecchio che le fa no, è una cosa effetti. Un po' pazzesca, no? Allora è meglio farsi una ungulo palato plastica, cioè con il laser si diminuisce la lunghezza del palato molle, sì. E alla fine dell'intervento si dice al paziente: russi per piacere, gli fa come me, io mi sono operato, guarda, e io lei... non posso usare, ecco, no? Quindi... io non posso usare, perché non posso usare? Perché non ho la parte finale ridondante del mio palato molle. Ma è pazzesca sta cosa. È una cosa pazzesca, però no, guarda, cerco di usare. Io posso fare un rumore più o meno pesante, tipico di un buco nervio, cioè senza tutte le cianfrusaglie e le mucose lunghe, capito? Sì, pulito, e diventa un arco a tutto sesto, che fa un po' impressione da vedere perché non c'è più l'ugola, no? Però l'entrata dell'aria è così simpatica che dorme tranquillo e lascia dormire tanti altri, insomma. Beh, ecco, quindi credo che anche questo sia uno di quegli interventi che non è sicuramente un vezzo. Com'è che si chiama questo intervento, dottore? Un nome lunghissimo, si chiama ugulo palato faringo plastica. Ecco, bene. Veramente. Io non lo dirò mai perché non ci riuscirò. No, ma ugulo palato faringo plastica. Comunque tu dici roncopatia. Ah. La roncopatia sarebbe la patia del russare. Ah, ok, perfetto. No. Quindi insomma, magari c'è anche chi non sa che può farla questa cosa. Io in effetti... È una cosa simpatica perché si fa in anestesia locale con uno spray anestetico. Il paziente è seduto di fronte al medico. Sì. Se mette questo spray sulla gola, sì. E con questo laser che ha questa luce, mettendo una spatola con una luce ovviamente per poter vedere la gola in questione, certo. Il laser fa tutto, toglie il pezzo che è in più. Infatti a metà intervento si dice: facciamo una prova motore, allora magari fa qualche rumore ancora, si vede che vibra, si toglie un pochino ancora con il laser e si forma questo arco detto a tutto sesto. E si invita il paziente a russare e non russa più. Ecco, quindi è anche un intervento abbastanza veloce, se vogliamo. Sì, durerà, tranne sui siciliani che loro difficilmente aprono la bocca. Ovvio. Infatti io dico: ma lei è siciliano che non riesce a più lavorare? Perché uno dei problemi di questo intervento è rimanere con la bocca aperta, certo. E la lingua un po' bassa, no? Mm. E allora questo può dare la sensazione di voler come vomitare, allora con questo spray si diminuisce questa sensazione. Un pochino, certo. Di pazienza e si riesce a fare tranquillamente. Ecco, benissimo. Bene. È piaciuto questo intervento, eh? Sì, sì, molto, molto. anche alle donne, le donne rimangono grati con questa cosa qua, perché il rumore così micidiale non è consone con la femminilità. No, in effetti, no? In effetti, sì, è una cosa che un po' stona, bisogna dire, no? Con questo qua invece la tonalità diventa giusta. Ecco, bene, è una bella soluzione, però in effetti sono felice che ne abbiamo parlato, perché io personalmente ho sentito nominare questo intervento per la prima volta da lei, proprio non sapevo che si poteva intervenire in questo senso, quindi credo che magari qualcuno che adesso lo sa può anche prendere provvedimenti, sì, in questo senso. Roncopatia, russare, ecco. È una cosa che questo intervento è stato inventato in Giappone 60 anni fa. Ah beh, quindi insomma... È stato portato in America tanto tempo fa, 25 anni fa è stato portato in Spagna. Io sono andato in Spagna 15 anni fa e l'ho portato qua in Italia. Ecco, sì, beh, noi arriviamo sempre con calma in Italia. Vabbè. Fa un po' impressione, forse l'ase, la bocca aperta e queste cose, sì, qua, vabbè, però è una risposta concreta. Direi proprio di sì. Bene, io, dottor Pallaoro, la ringrazio veramente tantissimo, perché lei ci dà delle dritte veramente utilissime. Ringrazio. Ricordati di mandarmi quella poesia di Kipling. Assolutamente, gliela mando. Gliela anche mando. Lentamente di Paolo Neruda, sono cose che operano sulla nostra anima. Assolutamente. E anche questo è un argomento che dobbiamo trattare ogni tanto. Sì. Avere forza d'animo è fondamentale. Sì, credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Grazie alla medica. Dimmi. Dica. No, grazie della chiamata di questa chiacchierata che mi fa molto piacere. Siamo noi che ringraziamo lei, dottor Pallaoro. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie.
Pillole di Benessere vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se volete riascoltare i nostri servizi, andate sul sito viaggidelbenessere.com.